Andrea Fassi ormai è una figura storica ad Albino per le bellissime iniziative che periodicamente propone. Cosa ci può dire di questa visita ad Albino dell'astronauta Umberto Guidoni? Allora, in qualità di organizzatore, devo dire che per me è stato un onore poter avere ospite un personaggio di elevatura mondiale, ma credo anche per la città di Albino, insomma. Ha voluto il dottor Umberto Guidoni essere anche lui testimonial di questo evento legato alla solidarietà. Cosa devo dire? Stamattina, vedendo così tanti giovani, mi si riempie il cuore nel vedere questa partecipazione. Li vedo tutti attenti, tutti composti e credo che abbiano recepito a fondo veramente i segnali che Umberto Guidoni ha lanciato. Straordinaria la sua presenza ad Albino, come straordinaria è stata la sua avventura. Cosa rappresenta per lei questa tappa qui ad Albino? Beh, rappresenta la tappa di un tour che ormai faccio da diverso tempo, che mi mette a contatto soprattutto con i giovani delle scuole, di ogni ordine e grado potrei dire. E è un tuffo anche nel futuro, perché poi appunto loro rappresentano quello che sarà il futuro dell'Italia, ma anche della possibilità di andare nello spazio. Quindi è un po' passare le consegne, diciamo, dalla mia generazione che ha visto ancora lo spazio come un sogno quasi irraggiungibile, a una generazione che invece forse lo spazio lo vivrà davvero come realtà di lavoro, non dico quotidiana, ma insomma abbastanza normale. Possiamo dire una missione entusiasmante? Sì, direi di sì, ed è entusiasmante ogni volta con i giovani, perché sono sempre pieni di curiosità, motivati, e credo che diciamo, l'immagine che ho fatto vedere servano a dare ancora uno spunto in più per loro e per guardare anche al futuro con ottimismo. In realtà i giovani di oggi non siano molto diversi, ovviamente la tecnologia, la possibilità di avere informazioni in tempo reale ha fatto di loro dei grandi fruitori, diciamo, di informazioni, forse magari anche un pochino più superficiali di come era al tempo mio, ma credo che l'entusiasmo, la voglia di conoscere, la voglia anche di mettersi in gioco sia la stessa, lo fanno in modo diverso, con tecnologie più avanzate, ma rimane sempre l'obiettivo di guardare al futuro. Loro sono quelli che ovviamente lo fanno con più entusiasmo e in questo modo uno si mantiene giovane. Maurizio Albergoni, che è presidente dell'associazione Federica Albergoni Onlus e che è uno degli organizzatori. Due parole, Albergoni. Allora, buongiorno a tutti. Diciamo così che questa manifestazione fa parte di un ciclo di manifestazioni che abbiamo voluto fare per raccogliere fondi su un progetto che noi abbiamo per finire su un completamento di un'unità mobile. Un'unità mobile serve per raccogliere adesioni e più fare il primo passo su questo prelievo per la tipizzazione a quelle persone che siano disponibili per donare il midollo osseo. Questa è una cosa molto importante, è la fase della nostra associazione, che vuole innanzitutto raccogliere più adesioni possibile. Questo grazie a delle persone, diciamo, che ci stanno aiutando e ci aiuteranno ancora, penso.